youtuber, qui è il vostro grande Crambicore che vi parla e oggi andiamo avanti con la nostra avventura su ROM Total War. Sempre e ancora una volta la guida dell'impero Seleucide. Ci siamo lasciati l'episodio precedente che abbiamo combattuto ben 3 battaglie e una è stata epica. Meno epica per dire, comunque è stata una vittoria schiacciante, dato che è diventata una battaglia storica. Non è gioco, però qui. Adesso combatteremo un'altra, contro ancora gli egiziani. Generale è quello che ha vinto la battaglia precedente. Vediamo se riuscirà a ripetersi ancora una volta. Guardate, è un buon giorno per combattere! Ogni giorno è un buon giorno per combattere se si è valorosi! Ecco il vostro grido di battaglia! Vittoria! Vittoria e onore! Ok. Aspettate i miei ordini! Abbiamo questa unità che è troppo debole per combattere, quindi la mettiamo qua su, fuori dallo scontro. Probabilmente il nemico si schiererà o qui o là, ma molto probabilmente qui. Quindi se lui si schiererà qui, noi ci mettiamo qui direttamente. Come ho detto, questo qui non la faccio combattere, quelli lì. Mettiamo i cari falcati qua. Al massimo non li faccio. Non li so, faccio salire molto più in là perché tanto abbiamo raggiunto già il limite della mappa. Dove merceri qui. Muovetevi! Formazione allargata! Togliamo questo. Combattere sul posto! Mettiamo qui anche la mia cavalleria. Unità! Beh, direi di dare inizio allo scontro. Io non posso dire se i sapetti sono veri. No, sono falsi. Vabbè. Mettiamoci qua. Avanziamo. Possiamo ricorrere. Possiamo muovere anche i miei cari falcati qui. Comunque sono contento di essermi smentito, perché dato che ero io ad attaccare pensavo che si mettessero nel posto più alto loro. Invece così non è stato. Aiuto. Perché loro non sono stati schierati? Tutto qua potrebbero sfruttare un buco. Tutto qua mi stanno attaccando. Abbiamo sterminato già i loro carri, niente male. Abbiamo qui i mercieri. Non sono molto furbi i carri egizi, mettiamolo. Carichiamoli con i carri falcati. Tanti dentro. Il nemico si sta schierando, ha un sacco di unità di cavalleria, di carri. Allontanati magari, riusciamo o no. È un bel problema i loro carri. Avanzate qui voi. Ok, così mi danno i carri, i loro carri al disastro. Con la mia cavalleria appena raggiunto i carri nemici. Non puoi farli lì fuori. Ecco con i miei carri falcati. Disintegrati. Torniamo indietro. Dovrebbero solo attaccare, ma dovrei solo attaccare. E è quello che adesso faccio. Prendiamo il vantaggio della collina che mi sono creato. Carri!
E usiamo una cosa maniera. Usiamo meglio anche i miei carri e la mia cavalleria. Tanto qui perseguiamo un pochino. Io mi carri contro i suoi schermi, loro schermagliatori. Un po'. Caricate lì. No! È morto un familiare. Sono accorto, dove sono andato a impattare? Contro le falangi, no. Fantastico, ho perso un familiare che era anche buono. Questo è quello che succede quando ci si distrae. Vabbè, comunque battaglia vinta perché sono tutti in fuga. Acceleriamo. Generale! Generale! Ordini eseguiti, comandante! Generale! Vittoria, caro Pref, perché è morto un familiare. Mandiamoli in fuga quelli, lasciamoli andare, dai. Anche se sono in tanti. Dobbiamo partecipare a un lutto, la morte di un familiare. Il nemico? Questa è un'impresa grandiosa. La tua è una vittoria totale, ma schiacciante sarebbe un termine più adatto. Vabbè, una vittoria che, come detto, pagata caro prezzo, sarà dedicata in onore al familiare appena scomparso. Che è morto per la patria, è morto per la famiglia, per l'onore della famiglia imperiale. Vittoria! Anteo Cerauno è morto eroicamente alla testa delle sue unità di cavalleria. Signore! Adesso con questa armata attacchiamo. Prepararsi alla battaglia! Li attacchiamo il nemico. Questi sono i superstiti della battaglia di prima. In più hanno anche i rinforzi della città. Guardate qui quanto è leggendario questo comandante. Magari così riuscite a leggere meglio. Poi un'esagerazione, diciamo. Combattiamo anche questa battaglia, così se riusciamo anche a sconfiggere l'esercito che è di guarnigione potremo conquistare la città senza grossi problemi. Questo è un giorno epico, degno di poemi eroici da scrivere col sangue dei nostri nemici. Uomini liberi, rodi figli di Grecia, preparatevi a battervi con onore. Aspettate i miei ordini. Ok, ci siamo. Schiamo le mie truppe. Sotto non abbiamo alcun vantaggio da sfruttare, anzi, saranno gli altri il vantaggio. Prima o poi dovrò registrare le truppe e dovrò registrare anche nuove unità di cavalleria. Dobbiamo iniziare la battaglia, dai. Evitiamo di perdere troppo tempo. Il nemico ha fatto arrivare altri uomini! Muoviamoci qui. Non sarà una battaglia facile stavolta. Con le prime è stata anche abbastanza facile perché comunque le condizioni del terreno mi favorivano. Muoviamoci più velocemente possibile.
Devono usare bene anche quei carri falcati. E di opportunità ne ho comunque, me le posso creare. Il problema è che sono ho meno cavalleria, perché comunque quello che avevo prima, un mio familiare è morto. L'altra invece è stata spazzata via comunque. E qui potrebbero fare una manovra tenaglia. Attirarmi con un esercito, attaccarmi da dietro con l'altro. Bene, è quello che farei io. Ovviamente il computer 100 volte così, sono due volte, molte volte stupido, non lo fa. L'altra volta invece si comporta molto bene. Acceleriamo. Ok, un attimo. Abbiamo qualche problemino. Andiamo alla cavalleria per l'assalto. Fermi. Attacchiamo e poi ritiriamoci. Ritiriamoci. Perché so già il mosso che volevano fare. Attaccarmi in generale con i carri. Avanziamo. Ordiniamo ai mercieri di continuare a bersagliare il nemico. Tutti i frombolieri nemici. Tanto di là l'esercito nemico si sta muovendo. Andiamo con i miei carri. Attacchiamoli ancora. Attaccate lì. Ho sbagliato il tasto. Ecco qui. Andiamo fuga con l'unità di cavalieri. Ecco, i miei carri stanno imperversando perché sono stati caricati. Fanculo. Ho perso i miei carri. Ok, vediamo un po' se riusciamo a far fuori con i carri. No, sembra che abbiano sfondato stavolta, però si stanno ritirando, ottimo. Noto che quei carri non andranno molto in là, cioè noi i miei carri, i miei bicchieri non so che non faranno molto. Non avevo neanche da supportare per questo, anzi io questo però. E questo prima di affrontare fazioni con i carri. Mi sono pensato che non abbiamo ancora caricato lì. Caricate le unità nemiche. Ok. Ho perso delle unità. Una di fuga dell'altra unità di carri. E questo è il problema di affrontare fazioni con i carri come di Jeep. Subisco troppe perdite. Devo riuscire a ottenere, a fare il più maggior numero di danni possibile.
non so per quanto potranno resistere. Dio lode agli dèi! Il generale nemico è morto! I suoi uomini hanno capito che la loro fine è prossima! Aiutiamo i miei picchieri qui. Generale, ritirati adesso. Ok, stiamo vincendo. Almeno è quello che sembra. Sono un po' in difficoltà contro i carri nemici, ovviamente. Allo suo punto la vittoria è più probabile. Avanti! Muovetevi! Uccideteli! All'attacco! Bicchieri di leva! Uccideteli! Insomma loro gioco adesso. Morite cari nemici per un uccidimento generale. Ok, ottimo. Aiuto, sono arrivati altri carri. Come per le volontà del mio generale. Devo farli fuori quelli prima che sia troppo tardi. Andate in fuga. Andate fuori quelli, adesso andate pressionato voi. Ho subito perdere il previsto qui, non è negabile. Quanto perdi, quanto percentuale sono io? 64%, ho subito più perdite io di loro. Guardando bene le mie truppe, come dargli torto. Qui cosa c'è ancora il generale? In marcia! In marcia! Muore il generale nemico. Non vuole morire. Il generale nemico fugge! Avanza! Così che anche lo spirito della sua armata vada in pezzi! Sono in ritirata il nemico. Sembra, acceleriamo. Ma che ha preso il nemico? Mostra il suo vero valore! Non sono soldati! Sono solo conigli spaventati in fuga dai nostri uomini! Bene, se ne sei convinto. A me sembra che loro continuano ancora a combattere. Subito troppe perdite. Troppe, troppe. Adesso loro contro il perso. 75% di 68. Non so se riuscirò a prendere la città. In effetti ho combattuto molto male questa. Siamo una delle mie peggiori. Perché non mi fuga quello? Unità! Unità! Okay. L'armata! Questa è una vittoria eroica! Degna di soldati greci! L'ho combattuto veramente male. Adesso devo sperare di avere truppe sufficienti per conquistare la città. Anche se ho dei dubbi. Comunque posso mantenere un'altra piccola armata un po' più nord, la Sidop. Gloriosa vittoria! In effetti sono troppi, anche se sono molto logorati, loro sono troppi. Sì, stratega! Signore! Quindi, attacchiamo! Prepararsi alla battaglia! Prepararsi alla battaglia! Ok, abbiamo questo armata di supporto.
Diamo inizio all'assedio, signore. Insediamento sotto assedio, signore! E ci mandiamo... Mio signore? Questo. Avanti! Avanti! Sì, stratega! Signore! Prepararsi alla battaglia! Signore! Prepararsi alla battaglia! Vabbè, dobbiamo aspettare un turno. Intanto qui la mia armata è a posto. Qua... Spero che non la vogliono prendere nemmeno per la fame, come l'altra volta. Vado però, non ho truppe da inviare subito sul posto. Quindi passiamo il turno. Va bene, dai. Cittadini in crescita, ottimo. Ok. Stiamo prendendo altri soldi. Ovviamente. Non posso farci un momento ancora niente io, purtroppo. Commercio poco. Non per mia volontà. Ah, ok, me la salteranno la città, bene. Sì, stratega. Qui assaltiamo la città. Facciamo in automatico, non ne vale la pena combatterla. Gloriosa vittoria! Sterminiamo la popolazione. Abbiamo fatto una conquista! Mio Cacciamo signore, loro. All'attacco! Vittoria e onore! Okay. Ordini! E adesso qui dobbiamo riorganizzare l'esercito. Sì, stratega! Ok, speriamo anche molti edifici. Ah sì, in alcune città aumentiamo il livello della tassazione. Tassazione alta. Qui invece è bassa. Portiamo la normale. Qui è bassa, portiamolo a alta, molto alta. Lasciamola molto alta. E portiamola ad alta. Bene. Così dovremmo anche guadagnare un po' di più. Fatto di tasse. Vediamo. Sì, in effetti andrà molto meglio. Ok, ordini. Mettiamo... No, questo momento qui non la faccio avanzare perché comunque non ho uomini da aggregare. Però andiamo qui. Avanzare! E costruiamo una torre. Erigere una torre! La torre è utile per controllare gli spostamenti delle truppe nemiche. Sinai, delta del Nilo, Nabatea e qui invece è Regnum Palmire. Abbiamo tre città qui da conquistare prima di entrare in Egitto. Non so che dire. Vabbè, passiamo in tour, è l'unica. Così vanno i cornelli in Grecia. Poi i cornelli sono in Grecia. Buon per loro. Qui c'è un'armata greca, spero che non venga ad attaccare me. Allora, qui scegliamo delle unità mercenarie. Signore? Questa. Ci devo risparmiare qualche soldo. Anche qui. Ok, sono soldi che si risparmiano nella... mentre metto delle armate. Miglioriamo il cantiere navale. Qui costruiamo un sistema fognario. Ok. E qua invece cosa stiamo costruendo? Ok.
Oh, direi di essere opposta. Qui costruiamo anche la caserma urbana. Sto prima questo. Miglioriamo l'agricoltura anche. Salutiamo il poco, poche colline fertili. Facciamo il forno. Ok. Vanno a rinforzare un po' la difesa. Attacco nemico, qui ci difendiamo. Non hanno rinunciato a prendere assumere il controllo della città. E chi siamo noi per impedirglielo? Ma certo che lo impediamo, ovviamente. Ebbene, c'è qualcosa di interessante, qualcosa di terribile, qualcosa per tutti in ciò che sto per dire. Noi vinceremo! Molti di noi moriranno. Tutti noi saremo valorosi! Avere paura non è una vergogna. La vergogna è lasciarle fare da padrona. Controllatela, figli di Zeus, e date la carica! Ok, dobbiamo iniziare la formazione. Loro hanno due macchine, meno unità. Due rieti, quindi. Bicchieri di leva! In marcia! Muoversi! Mettiamo loro qui. In marcia! Loro qui. In marcia! Metto in marcia. Qui. In marcia! Avanti. Poi qui. In marcia! Mentre voi due vi mettete così. In marcia! In marcia! Io mi metto qui a rimpostare un po' il centro. In marcia! Acceleriamo. Il nemico fonderà e poi entrerà. Adesso uso questo sistema, poi dopo magari in battaglie più complesse mi schiero più al centro della difesa. Meno non della difesa, al centro della città. Ovviamente così è troppo semplice. Ok, quanto mi manca un bel po'. Ok, qui quanto è ancora, ciao. Ok, ci siamo solo. Ho fatto abbastanza bene la rete comunque. Avanti, è l'ultimo colpo. Oggi gli dèi sono adirati con noi! Il nemico ha sfondato le mura! Sì, lo vantaggio è che le unità non muoiono quando sono sotto le mura. Quando sono sopra sì, ma sotto no. Cosa su che su round 2 invece hanno tolto e che hanno invece messo danni alle unità che sono sotto le mura. Qui è un vero massacro. Letteralmente una carneficina. Così imparate a venire a provare a conquistare una mia città. Ancora presto per il generale per inseguire e decimare le truppe nemiche. Perché prima devo farlo uscire. Acceleriamo. Andiamolo là. Ok, il nemico sta provando un nuovo tentativo. Anche qui è fallito per la seconda volta. Adesso li seguiamo e li sterminiamo, così per evitare che tornino a combattere. Oh, sono a cavallo queste, sì.
eliminiamoli. Non teniamoci adesso. Correte. Questo qui sono i secondi di accelerare. Gli armeni per un po' mi lasceranno in pace, almeno ce lo auguriamo, anche se non ci faremo tutto giuramento. Gloriosa vittoria, siamo circondati. Ci mancano anche i greci. Ecco, è nato un nuovo familiare. Decido di che se le uccidi. Qui sarà più tosta. Per questo invio ordini, signore, questi quattro mio qui signore, che si congiungeranno alla battaglia in corso. Mentre qua dobbiamo riaddestrare tutti. Ok, abbiamo quasi finito di riaddestrare. Qui però riduciamo le tasse. Mio signore? Ammazziamo con questa armata qui. Attacchiamo con all'attacco! Familiare. Vittoria e onore! Mossa finita, signore! È bella piena di quella città. No, tranquilli amici. Veramente i belli qui non attaccano mai le città, per fortuna. Costruiamo le strade. Ok, qui aspettiamo l'estramento di una nuova unità. Non posso addestrare gli arcieri, quindi questo mio signore qua. Muoversi, mosse esaurite, signore. Queste ordini. Due unità di arcieri avanti, non abbiamo più mosse, signore. Signore, aspetta mio un signore turno. Sì, qua intanto ripariamo il tutto e riaddestriamo le alcune unità. Costruiamo la caserma. Più quanti abitanti ho? Non che tra non molto dovremmo salire di popolazione
e quindi migliorare l'edificio per il reclutamento di nuove e più potenti unità. Se ricordo bene qui ho reclutato anche... Ah ok, devo ancora reclutarlo. Ancora fraccato con l'aria santa. Ok, ci mancano solo il ponte. Infatti non posso non attaccare. Ok, se le voce è in espansione. Abbassiamo le tasse. Bene, sono nati nuovi familiari. Ah, a quanto pare la Macedonia ha un protettorato di Valeri. Buon per loro. Mio signore? Raggruppiamo qui l'esercito. Ordini? Sì, stratega. Avanzare! Combiniamo le forze! Induciamo le tasse e inviamo... Mio signore? Avanzare! Qui. Non restano più mosse, signore! Qui costruiamo anche l'Odeon e muoviamo... C'è il tempio, quindi il signore distruggerlo. Vabbè, rischiamo lo stesso, incrociamo verso l'Egitto. Proviamo a ignorare un attimo l'Egitto qua, poi andrò a riprendere più avanti. Forse è meglio così, perché se adesso attacco l'Egitto, almeno con questo anche solo Alessandria, posso tagliare le rotte commerciali egiziane. Perché non credo, cioè, non dubito che gli egiziani non abbiano rotte commerciali. Anzi, penso che guadagnano anche molto. Vediamo un po' un attimo questa, la pergamena. Militare, produttiva, territoriale, finanziaria. Vabbè, guadagna anche meno di me. Non è che non hanno molti soldi. Sotto le 12.000. Però sono troppi soldi lo stesso. Quante province governiamo? 10 province. Abbiamo perso 5 battaglie, abbiamo vinto 39. Oh, niente male. Ordine. In questo momento è il mio generale più potente che ho. Ed è anche l'erede. E poi 43 anni, può ancora fare qualcosa. Prima capitazione, quanti anni ha? 47, non dubito che lui riuscirà a diventarlo. Ordini! Oh, passiamo il turno. Ah beh, non è passato molto tempo. Ok, e qui mi attaccano. Ah, fantastico, dopo c'è un'altra armata, quella del ponto. Quindi non c'è riposo per le mie truppe a Sardis. Ai 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 ai, qui ho paura proprio di perderla. Purtroppo i miei obblighi militari non possono reggere il confronto con gli obblighi normali. Però non la combatteremo oggi. La combatteremo in un altro fantastico episodio della nostra avventura su questo ritorno su Rom 1. Ciao a tutti amici youtuber e alla prossima! Vedo ancora un pochino, finisco la musichina, intanto vi dico subito, il mio obiettivo adesso sarà quello di distruggere l'Egitto, come prima fazione, poi attaccherò il ponto, proverò anche a cacciare i greci da di qua, così togliamo la minaccia, nostra per tutte, distruggiamo gli armeni e i parti, e ci vedrò in futuro, ciao a tutti!